In questa lezione parleremo di terremoti, perché avvengono, che cosa sono, come si possono misurare e come vengono studiati. Cominciamo. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa: ogni giorno nel mondo ci sono tantissimi terremoti e la percentuale che abbiamo di avere un terremoto nei prossimi secondi è praticamente del 100%, quindi praticamente il mondo vibra in continuazione. Però dobbiamo considerare che i terremoti più numerosi sono quelli più deboli. Allora, come vediamo da questo grafico, praticamente abbiamo almeno 1.300.000 terremoti stimati ogni anno, ma sono terremoti molto lievi, fino ad arrivare a una percentuale del 100% di un terremoto forte ogni anno. Però, se c'è il 100% di possibilità, quindi certo che ogni anno nel mondo c'è un terremoto molto forte, come mai noi non abbiamo ogni anno notizie di una città distrutta? Questo perché l'uomo occupa solamente l'1% della superficie terrestre, quindi significa che anche se ogni anno io ho un terremoto molto forte nel mondo, magari la maggior parte delle volte finisce in mezzo all'oceano, in mezzo all'Antartide, in zone totalmente disabitate e quindi che non fa notizia. Quando invece poi questo terremoto va a colpire un centro abitato, ecco che ci compare la notizia sul telegiornale, quindi vediamo che la percezione che abbiamo dei terremoti è molto diversa da quella reale. Questo è un sito internet dove è possibile localizzare in tempo reale i terremoti che ci sono stati. Andando a questo link è possibile vedere la geolocalizzazione del terremoto, la profondità in base al colore della stella e la magnitudo. E qui vediamo un elenco degli ultimi avvenuti. Diciamo che oggi ci sono tantissimi di questi siti perché tutti i terremoti nel mondo sono continuamente monitorizzati, il mondo è pieno di sismometri e tutti questi sismometri sono connessi a internet, connessi a un centro raccolta dati internazionale, quindi di fatto qualsiasi terremoto nel mondo viene supervisionato e localizzato in tempo reale. Che cos'è un terremoto? Allora, abbiamo già visto nella lezione precedente cosa sono le onde sismiche. E abbiamo visto un po' come si muovono la Terra. Ora vediamo qual è l'effetto di un terremoto e come si manifesta nelle nostre vite. Intanto cominciamo la definizione. Un terremoto è una vibrazione naturale del suolo, rapida e violenta, provocata dalla liberazione repentina di energia meccanica all'interno dell'atmosfera. Praticamente la crosta terrestre è in continua tensione, ogni tanto questa tensione si libera e, come avevo detto nella lezione precedente, le onde sismiche sono un modo in cui l'energia si trasmette e questa energia viene liberata attraverso le onde sismiche. E vediamo gli effetti. Le onde sismiche creano danni agli edifici, alle infrastrutture e praticamente anche alle case. E come possiamo vedere, queste sono delle foto del terremoto che c'è stato nel 95 a Kobe, di magnitudo 6.9 che ha creato più di 5.000 morti. Il Giappone è una delle zone più colpite nel mondo dai terremoti. Vedremo poi nella lezione successiva per quale motivo, perché si trova in una zona tettonica abbastanza particolare. Qui invece abbiamo ancora il terremoto di Kobe, sempre lo stesso terremoto. Diciamo che i danni che ci possono essere, oltre alla distruzione degli edifici, con il crollo, anche incendi, perché oggi abbiamo delle città molto più complesse con sistemi tubature ed elettriche, e durante questi terremoti possono innescarsi pericolosissimi incendi. Qui vediamo l'effetto di un altro terremoto in California nel 94. Possiamo vedere che qui ci sono proprio delle case che sono collassate sopra le macchine. Molto spesso alcune onde, in particolare le onde di taglio, quelle S, fanno, è come se facessero lo sgambetto agli edifici e sono quelle che tagliano i pilastri. Lo vediamo, a breve. Ancora qui, sempre terremoto in California, però nell'89, questa è famosa perché questa era un'autostrada a doppia corsia che è crollata sulle macchine, uccidendo le persone che sono rimasti intrappolati da queste due strisce di asfalto. Ci hanno fatto anche diversi film sulle persone sopravvissute a questo terribile evento, insomma. Andiamo avanti, questa è la Turchia del 99, anche la Turchia si trova in una zona particolarmente sismica perché passa una faglia molto grande, la faglia anatolica, e questo è il terremoto del 99 che fece tantissimi morti, quasi 20 anni fa praticamente. Quali sono gli effetti di un terremoto? Vabbè, abbiamo detto prima lo scuotimento sismico del terreno e quindi i cedimenti delle strutture, ma non solo. Un terremoto può generare anche degli incendi, come già ho visto. Infatti, le tubature possono rompersi, quel gas uscito può andare a contatto con delle scintille e creare dei terribili incendi.
Poi invece abbiamo, questo è successo ad esempio in Alaska, con almeno 125 morti. È famosissimo l'incendio che ha distrutto San Francisco nel 1908. Infatti, in quel caso, San Francisco era una delle primissime città nel mondo che aveva un'illuminazione statale, e all'epoca questa illuminazione era a gas, e infatti questa rete di gasdotti fu la prima ad essere danneggiata col terremoto e innescare il terribile incendio che ha distrutto la città. Vediamo, non ci sono solamente incendi, abbiamo anche le frane. Un terremoto può innescare una frana e questa frana può colpire praticamente centri abitati sottostanti, come vediamo qui nell'immagine. Non ancora. Abbiamo ad esempio il tsunami. Un terremoto sottomarino può generare uno tsunami. Questo è un terremoto di Sumatra, dello tsunami del 2004, che quell'evento scombussolò tutto l'oceano Indiano e ci furono morti dall'Africa all'Indonesia a centinaia di migliaia. Questo addirittura è in Thailandia, addirittura, non vedo. E vediamo che questi eventi sono molto, molto pericolosi perché a volte, in base alla conformazione del fondale marino, lo tsunami si riesce a vedere solamente poco prima che arrivi e imbattesi sulla costa. Questo abbiamo visto prima, ecco, terremoto dello tsunami del 2004, magnitudo 9.1, più di 200.000 morti, solamente in Indonesia, perché poi ci furono tutti gli altri morti, come detto prima, in Africa e in India. Qui altre foto dello tsunami, come potete vedere c'è stato l'avanzata e poi il risucchio dell'acqua che è entrata. E poi ancora la liquefazione. Questo è un pericolo poco conosciuto. Alcuni termini argillosi che contengono molta acqua a riposo hanno un comportamento solido e quindi ci si costruisce sopra considerando il loro comportamento da oggetto solido. Quando vengono scombussolati, come nel caso di della sabbia intrisa d'acqua, le particelle tendono a galleggiare nella matrice liquida e il terreno letteralmente da solido diventa liquido, si liquefa il terreno. Si comporta in questo modo: quando le particelle sono a contatto tra loro, il terreno si comporta sul solido, quando invece le onde sismiche cambiano la conformazione, fanno sì che le particelle si tocchino in pochi punti e la maggior parte del volume sia occupato dall'acqua, ecco che il terreno si comporta come un liquido e possiamo vedere in questo caso qui in Giappone questi palazzi non sono crollati, sono letteralmente collassati, affondati da un terreno che da solito si è comportato come una sabbia mobile. Questo è un evento del 64 in Giappone, quindi vedete questi grossi blocchi di cemento armato, questi edifici molto grandi che non crollano, semplicemente affondano un terreno che improvvisamente diventa una sabbia mobile. Vediamo quali sono le cause dei terremoti. Cominciamo a vederle un po' una per una. Intanto abbiamo i terremoti vulcanici. Abbiamo un'attività vulcanica ogni volta che del magma raggiunge la superficie, quando questo magma si muove nel sottosuolo genera della sismica, dei terremoti. Poi abbiamo i terremoti da crollo, se un pezzo di montagna frana genera un terremoto. Poi abbiamo i terremoti di esplosione, possono essere terremoti dovuti a un impatto di meteorite o addirittura di un'eruzione vulcanica. Però in realtà abbiamo creato una categoria a parte perché con l'invenzione delle bombe atomiche di fatto l'uomo è riuscito a creare dei terremoti artificiali e durante la guerra fredda degli anni 50 e 60 le due superpotenze e non solo controllavano l'attività nucleare dell'altra utilizzando i sismometri e vedere se le onde sismiche che recepivano potevano avere un'origine artificiale. Quindi diciamo che la diffusione dei sismografi nel mondo è avvenuta più per controllo avversario che per studiare il fenomeno vero e proprio. Poi cominciamo invece a vedere quello che studieremo adesso, ovvero i terremoti tettonici, ovvero la crosta terrestre è rotta in placche tettoniche, queste placche tettoniche si muovono tra loro e quando si muovono generano un'onda sismica, un terremoto. Questi sono i terremoti più comuni che studieremo adesso. Allora, intanto cosa pensavano gli antichi sul terremoto? Diciamo che quando le popolazioni antiche che non avevano conoscenza dell'interno della Terra cercavano di spiegarsi questo fenomeno. Chi, ad esempio, in Giappone immaginava questo gigantesco pesce che reggeva il mondo e che quando sbatteva la coda c'era un terremoto, chi invece in India immaginava il mondo piatto che era appoggiato su questi elefanti, i quali stavano su questa tartaruga e quando si muovevano c'era un terremoto. Ovviamente sono delle realtà. Sono delle idee molto fantasiose che cercavano in qualche modo di spiegare la realtà con ciò che queste persone conoscevano nel loro mondo, quindi animali o
di certo non si immaginavano placche tettoniche che galleggiavano su un strato di mantello parzialmente fuso. In realtà è così, ovvero la crosta terrestre è divisa in queste circa 20 placche tettoniche e queste placche tettoniche galleggiano su uno strato del mantello parzialmente fuso. Poi vedremo nella lezione della tettonica a placche qual è il meccanismo che le fa muovere, però è intanto qui interessante notare che lungo i bordi delle placche tettoniche si concentrano la maggior parte dei terremoti, e non è un caso, cioè è proprio il moto relativo tra le placche tettoniche che genera i terremoti. Infatti, se io questa mappa vado a sovrapporre quella dei movimenti, vediamo che tutte le frecce che identificano i vari movimenti mi vanno a partire praticamente dai bordi, cioè qui abbiamo per esempio un margine di apertura in mezzo all'Oceano Pacifico con queste frecce così lunghe che ci dicono che qui la velocità di espansione è molto alta, addirittura si arriva anche ai 15 centimetri all'anno, mentre qui vediamo che nell'Atlantico l'apertura si ferma a un terzo, la metà, circa 6-5 centimetri all'anno. Poi qui ancora abbiamo il comportamento dell'Australia che sta migrando verso nord e si sta scontrando con l'Asia, vediamo l'Africa che stiamo muovendo verso nord-est e poi tutti i vari movimenti. Quindi diciamo che da questa mappa possiamo vedere quali sono i movimenti relativi delle placche tettoniche. Ma come avviene un terremoto in superficie? Qui abbiamo per esempio uno schema che ci mostra una condizione iniziale con questo muretto costruito proprio a cavallo della faglia. Per anni praticamente la tensione genera una deformazione nel terreno e quindi il terreno assorbe questa energia sotto forma di deformazione. Quando il terreno ha superato la sua capacità, e praticamente questo evento può durare anche 100 anni, cioè per 100 anni il terreno si può deformare piano piano, anno dopo anno. Poi a un certo punto il terreno raggiunge il suo punto di rottura e in pochi secondi il terreno rilascia tutta l'energia accumulata in questi anni e vediamo che abbiamo il movimento delle due placche anche di qualche metro. Durante questo movimento c'è praticamente il terremoto. Qui ho una piccola animazione che fa vedere questa cosa. Possiamo vedere che per anni la deformazione si può vedere anche in superficie con strade o recinti deformati. Questa deformazione può andare avanti anche per decenni. Quando il terreno raggiunge il punto di rottura, in pochi secondi. Allora, qui vediamo ad esempio l'anatomia di un terremoto. Cominciamo a vedere. Qui abbiamo ad esempio l'ipocentro, che è il punto praticamente da cui si genera il terremoto. Poi abbiamo l'epicentro, che è la sua diretta proiezione in superficie, ovvero l'epicentro è il punto in superficie corrispondente all'ipocentro del terremoto. Poi abbiamo invece la faglia, ovvero il piano su cui scorrono le due placche, che in questo caso qui la vediamo bella liscia, ma in realtà è una superficie molto più ruvida, infatti le placche tettoniche prima di scorrere l'una sull'altra passano decenni incastrate a deformarsi. I dati che mi possono servire per definire un terremoto sono ad esempio la profondità di un ipocentro o la distanza dell'epicentro da cui io sento il terremoto. E ovviamente maggiore è la distanza, minore sono gli effetti delle onde sismiche e viceversa, minore la distanza e più forti sono le conseguenze delle onde sismiche. A volte può capitare che la faglia emerga in superficie creando questo fenomeno che si chiama scarpata di faglia, cioè così vede la faglia che esce fuori e ci fa vedere in superficie il movimento relativo tra i due blocchi. Allora, parliamo di faglia. Che cos'è una faglia? Non è una frattura, perché molti si sbagliano e mi dicono che la faglia è una frattura. No, la faglia è una superficie su cui avviene un movimento tra due o più blocchi. E questa faglia può essere di diverso tipo. Qui possiamo vedere ad esempio una fotografia che ci fa vedere il fenomeno visto prima in animazione, ovvero le due placche che sono a contatto tra loro. Negli anni le due placche acquisiscono una deformazione, proprio perché la faglia non è una superficie liscia ma ruvida e quindi questa deformazione viene accumulata nel tempo perché le due placche sono incastrate tra loro. Quando si raggiunge il punto di rottura, le due placche rilasciano questa energia accumulata in pochi secondi e io avrò una nuova conformazione perché le due placche si sono spostate di qualche metro. È con questo meccanismo che i continenti si spostano per migliaia di chilometri in milioni di anni.
Qui vediamo in superficie l'esempio visto prima, cioè lo steccato che è stato proprio separato tra i due blocchi. Proprio la distanza tra lo steccato ci dimostra di quanto si sono spostati questa placca, cioè questi saranno 2 metri, questa placca si è spostata di 2 metri verso una direzione rispetto all'altra placca. Qui abbiamo poi la fattoria che è stata costruita sul limite di queste due placche tettoniche. Andiamo avanti. Non solo i recinti, ma i fenomeni di spostamento li possiamo vedere un po' dappertutto, dai campi coltivati alle costruzioni, anche addirittura alle ferrovie. Questa ferrovia è stata proprio piegata dallo spostamento di due placche. Questo movimento magari è avvenuto in pochi secondi, in cui questo blocco si è spostato di almeno 1-2 metri verso sinistra rispetto all'altro blocco, deformando completamente il tracciato dei binari. Una faglia molto famosa che vediamo anche in tutti i film catastrofici è quella di Sant'Andreas, che attraversa tutta la California qui e che praticamente attraversa la città di San Francisco. Infatti dal satellite si vede benissimo, è questa riga qua. Proprio si vede che a un certo punto attraversa la città. Quando c'è un terremoto, San Francisco si trova proprio a ridosso della faglia. Molto spesso Hollywood, quando fa un disaster movie sui terremoti, ci ambienta sempre San Francisco perché è famosa, proprio per questo motivo, a subire molti terremoti. Se vado nel deserto, la faglia si vede anche meglio. Questo è un tratto della faglia di Sant'Andreas ripreso nel deserto, quindi si vede benissimo il movimento tra due blocchi che ha creato queste colline. La velocità media di questa faglia è simile a quella della crescita delle unghie, circa 5,6 cm all'anno o 56 cm all'anno. Quindi diciamo che se io vado a misurare tutti gli spostamenti che questa fa in un anno è di circa 5,6 cm. Quando si supera il punto di rottura, questa faglia può fare movimenti anche di 2 metri in pochi secondi. Proprio in quel momento noi abbiamo il terremoto, e questo fenomeno dura anche 20, 30 o 40 secondi nei casi dei più lunghi, in cui le due placche si spostano di 2-3 metri. La velocità di movimento della faglia di Sant'Andreas è praticamente simile a quella delle unghie, come detto prima, 5,6 cm all'anno. Qui abbiamo invece una fotografia fatta proprio su strada in cui si vede una placca che è questa, divisa da un'altra placca. Questi due terreni infatti sono molto diversi, si vede, perché sono terreni di due placche tettoniche e questa è la faglia. Vedete com'è ruvida? Cioè non è un piano liscio come si è visto prima, ma è un piano molto ruvido. Infatti le due placche tettoniche sono incastrate tra loro e prima di muoversi devono subire anni o decenni di deformazione e contrizione fino a quando poi non ce la fanno più e abbiamo il vero e proprio scorrimento. Qui abbiamo la placca pacifica che sta sopra la placca nordamericana e questa è la faglia di Sant'Andreas. Parliamo delle onde sismiche. Ne abbiamo già parlato nella lezione precedente, però adesso le vediamo meglio. Le onde sismiche sono quelle che percepiamo sotto forma di terremoto e sono quelle che trasmettono l'energia dall'ipocentro verso l'esterno. Come vedete qua si muovono a sfere concentriche e ovviamente diminuiscono intensità man mano che andiamo lontano dall'ipocentro. Andiamo a vedere quali sono. Abbiamo le onde P, le onde S e le onde L. Le abbiamo già viste nella lezione precedente, ma le rivediamo adesso perché sono molto importanti per comprendere i terremoti. Allora, cominciamo dalle onde P. Le onde P sono onde di compressione, si propagano sia nei solidi che nei liquidi che nei gas e hanno questa caratteristica di avere il moto di oscillazione parallelo alla direzione di movimento. Sono onde proprio di compressione e sono le più veloci. Possono raggiungere nella crosta profonda fino a 8 km al secondo, nel mantello anche a 14 km al secondo. Come detto prima, si propagano in solidi, liquidi e gas, ma ovviamente con diversa velocità, perché dove il materiale è più denso ho una velocità maggiore, quindi nei solidi sono più veloci. Quando questa onda raggiunge l'atmosfera e si trasmette all'aria, diventa l'onda sonora che noi percepiamo sotto forma di boato del terremoto. Quindi il boato del terremoto è una componente dell'onda P che va a finire in atmosfera e crea onde di compressione nell'aria. Come una molla, praticamente sono onde di compressione, ovvero abbiamo zone di compressione che si alternano a zone di dilatazione. Come detto prima, la caratteristica di questa onda è che il moto di oscillazione è praticamente parallelo alla direzione di movimento. Questa è la caratteristica importante da ricordarci. Andiamo alle onde S. Le onde S invece sono onde di taglio e hanno la caratteristica di avere il moto di oscillazione perpendicolare alla direzione di movimento. La loro velocità è circa la metà delle onde P.
e nella crosta può arrivare a me circa meno di 5 km al secondo. Hanno la caratteristica di muoversi solamente nei solidi, quindi nei liquidi e nei gas queste onde non si propagano. E questa caratteristica, come vedete, è importante per capire la struttura interna della Terra. Lo possiamo vedere su una corda. Per esempio, quando ne facciamo oscillare una corda in questo modo, vediamo che in modo oscillazione è perpendicolare alla direzione di movimento. Queste sono onde di taglio. Infatti, la corda è un oggetto solido e si trasmette tranquillamente. Andiamo avanti e parliamo delle onde superficiali. In questo caso, a differenza delle onde P e delle onde S, le onde superficiali concentrano la loro energia sulla superficie e quindi sono molto pericolose per gli edifici. Sono quelle che fanno i danni maggiori. Infatti, le onde P e le onde S che si diffondono dentro la Terra dissipano la loro energia nel mantello e nel nucleo, quindi in superficie arriva ben poca roba, mentre queste creano i danni maggiori perché sono concentrate principalmente in superficie e sono anche le più lente. Viaggiano a una velocità costante di 3,5 km al secondo, quindi sono anche le ultime ad arrivare, ma come detto causano i danni maggiori. Allora, ci sono due tipi di onde. Abbiamo le onde di Love, che come vedete qua nell'animazione hanno il moto di oscillazione perpendicolare alla direzione di movimento, e poi le onde di Rayleigh, che al contrario hanno il moto di oscillazione invece parallelo alle direzioni di movimento. Qual è la particolarità di queste onde? Come detto prima, oltre a diffondersi solamente in superficie e quindi avere sempre la velocità costante, perché la densità della roccia in superficie è sempre la stessa, a differenza delle onde P e onde S che accelerano in profondità perché in profondità aumenta la densità della roccia. Qui invece abbiamo che la loro intensità diminuisce con la profondità, tant'è che si annullano completamente a una profondità che è la metà della lunghezza d'onda, quindi praticamente maggiore è la lunghezza d'onda di queste onde e maggiore sarà la profondità in cui agiscono i loro effetti. Però ovviamente, essendo tutte le strutture umane in superficie, i loro danni maggiori sono proprio in superficie, perché lì abbiamo l'oscillazione maggiore e quindi maggiore concentrazione dell'energia che trasportano. Andiamo avanti. Qui, ecco, qui è il discorso che ho appena detto, praticamente qui confrontiamo tutte le onde di un terremoto, onde P, onde S, onde di Love e onde Rayleigh, e vedete che mentre le onde P e le onde S, bene o male, fanno, sì, danno fastidio in superficie, ma manco tanto, le onde superficiali sono quelle che creano, il movimento maggiore, proprio perché mentre le onde P e le onde S dissipano la loro energia dentro la Terra e quindi in superficie arriva poco dell'onda originaria, le onde superficiali invece sono concentrate in superficie e sono quelle che scombussolano maggiormente proprio il terreno superficiale. Vediamo adesso quali tipi di faglie esistono. Come detto prima, le placche tettoniche si muovono tra loro, i continenti si muovono tra loro, però lo possono fare in tre modi diversi e quindi abbiamo che una faglia può presentare tre cinematiche diverse. Abbiamo la faglia trasforme o trasforma quando i blocchi si muovono in modo parallelo tra loro, la faglia inversa quando un blocco sale sull'altro, mentre abbiamo la faglia normale quando invece un blocco scende e l'altro sale. Quando è che avvengono queste cinematiche? Qui abbiamo quando le forze sono parallele tra loro e quindi i blocchi scorrono in modo parallelo. Qui invece abbiamo quando ci troviamo in condizioni di compressione. Quando due placche si scontrano e premono l'una contro l'altra, abbiamo questo tipo di faglie. Quindi le troviamo nelle catene montuose, nelle fosse oceaniche, nelle zone dove abbiamo margini di convergenza. Vedremo poi nella lezione della tettonica a placche cosa vuol dire. E poi invece abbiamo le zone distensive, cioè dove mentre le placche si allontanano vengono stirate e lo stiramento genera questo genere di movimento. Questo lo troviamo invece nelle dorsali oceaniche, nelle rift valley, in tutte quelle zone in cui le placche tettoniche si stanno aprendo, si stanno allontanando. Anche questo lo vedremo nella lezione dedicata alla tettonica a placche. Come detto prima, il terremoto è costituito da questi elementi, ipocentro, epicentro, onde sismiche, faglia. Questi sono gli elementi di un terremoto. Poi vediamo che in realtà le onde sismiche hanno dei fronti più veloci, dei fronti meno veloci in base alle rocce che passano. Vediamo in questa immagine la grafica delle onde sismiche registrate da tutti i sismografi diffusi nella zona europea, nel continente, del terremoto che c'è stato negli anni precedenti nelle zone dell'Aquila e di Macerata. Vedete come le onde sismiche si propagano in modo circolare con questo effetto stagno
su tutta la terra praticamente. È ovvio che in Spagna, in Francia, in Africa nessuno è riuscito a sentire il terremoto dell'Aquila o italiano, però gli strumenti lo hanno sentito perché sono molto più sensibili. Le onde sismiche si propagano su tutta la terra. Quando sono molto forti le percepiamo anche noi semplicemente. Anche a Roma si sentiva benissimo il terremoto dell'Aquila, anche in altre parti d'Italia si è sentito, però ecco già in Sardegna, già in Sicilia, già in Africa non lo senti più. Però tutti gli strumenti africani, gli strumenti greci, gli strumenti sismometri che sono diffusi in tutto il pianeta l'hanno sentito e questa è la registrazione delle varie onde sismiche di come si sono propagate. Ovvio che ci hanno messo dei minuti per fare questo, questa è un'immagine accelerata. Non sono così veloci. Un terremoto che avviene all'Aquila ci mette 20 minuti per farsi sentire in Africa o anche più. Quindi, infatti, vediamo il tempo. Andiamo avanti. Come si registravano i terremoti una volta? Questo è il primo sismometro mai costruito dall'uomo. È praticamente un vaso con 8 draghi che sono ognuno orientato in un punto cardinale specifico, nord, sud, est, ovest, nord-est, sud-est, eccetera, eccetera, e questi draghi avevano in bocca una pallina. Quando arrivava un terremoto, cadeva la pallina nella direzione da cui arrivano le onde sismiche. Quindi praticamente l'impero cinese sapeva che in quella direzione c'era stato un terremoto e mandava aiuti. Ovviamente era uno strumento molto rudimentale, però stiamo parlando dell'anno 132 d.C., quindi voglio dire, la Cina era una civiltà molto avanzata e si è inventato questo meccanismo, questo di fatto è un sismografo, per poter intervenire. Invece andiamo a vedere come sono oggi gli strumenti. Ovviamente oggi sono tutti digitali, questo è il grafico, l'icona del tipico strumento analogico geologo, dove c'è questo peso che si muove per inerzia quando c'è terremoto e praticamente traccia su un rullo di carta il movimento che sta agendo. Oggi sono tutti digitali, però fino a 10-15 anni fa erano tutti quanti cartacei. Ecco, erano fatti così praticamente, con questo rullo che girava e il pennino che praticamente segnava i movimenti del terreno. Come detto, oggi sono tornati digitali, però di fatto registra sempre la stessa cosa. Il pennino cammina, arrivano le onde P, c'è un momento di pausa, arrivano le onde S, un altro momento di pausa e poi arrivano le onde superficiali. Come vedete, le onde superficiali sono quelle che il pennino registra con un'oscillazione maggiore, non perché sono quelle più energetiche, perché le onde P sono più energetiche, solamente sono quelle che dove c'è il sismometro si sentono di più. Perché le onde P e le onde S finiscono dentro la terra e si dissipano lungo il mantello, lungo la crosta e lungo il nucleo, quindi in realtà sono molto lontane, quello che arriva in superficie è solamente una piccola parte delle onde P originarie, mentre poi le onde superficiali sono quelle che la fanno da padrone in superficie e quindi sono quelle che il sismometro registra di più. Come vedete, le onde P sono più veloci, erano prima, poi le onde S e poi le onde superficiali che sono le più lente sono quelle che arrivano per ultime. Quindi vedendo quanto tempo è passato tra l'onde P e l'onde S, posso capire quanto è distante il terremoto. Lo vediamo a brevissimo. Vediamo come si localizza un terremoto. Allora, immaginiamo un terremoto in un dato punto sulla Terra e due sismometri, una stazione qui e una stazione qui. Chiamiamo stazione A e stazione B. È ovvio che le due stazioni registrano lo stesso terremoto, ma in modo diverso. Ovviamente nella prima l'intervallo tra l'onde P e l'onde S sarà minore che nella seconda. Quindi se io faccio il confronto di questi due sismometri, vedrò che nella prima le onde saranno registrate più forti perché siamo più vicini al terremoto e le onde P e le onde S sono molto più vicine tra loro, mentre nella seconda le onde sono più piccole perché essendo più lontana le sento di meno, però la differenza che c'è tra le onde P e le onde S è maggiore. Vediamo che nel primo caso le onde P e le onde S sono molto ravvicinate, quindi ci sono pochissimi, quanti sono qua? 20 secondi di differenza tra le une e le altre. Nell'altro invece dobbiamo aspettare ben addirittura 60 secondi dalle onde P alle onde S, proprio perché siamo più lontani e ci vuole più tempo affinché le onde S raggiungano la stazione. Però le onde P e sono più veloci, arrivano prima. È lo stesso fenomeno del fulmine. È ovvio che quando io sto lontano da un fulmine, vedrò prima il lampo e dopo un po' sentirò il tuono. Invece, se il fulmine mi cade vicino, sentirò i due elementi, suono e lampo, contemporaneamente. Quindi, questo perché? Perché la luce è più veloce del suono. Quindi, la luce arriva prima e poi arriva il suono. Più è lontano il fulmine, più questo intervallo di differenza è maggiore.
La stessa cosa qua. Più è lontano il terremoto, più l'intervallo di differenza tra le onde P e le onde S sono maggiori. Queste sono le dromocrome, ovvero io metto su un grafico il tempo trascorso tra le onde P o le onde S e la distanza. E io posso vedere, ad esempio, queste sono le onde P che arrivano prima, quindi la curva è più bassa, queste sono le onde S che sono più lente, quindi arrivano dopo e la curva è più alta. Vedo che a circa 5.500 km dall'epicentro l'intervallo tra le onde P e le onde S è di circa 8 minuti. Cioè, se io mi trovo a registrare un terremoto a 5.500 km di distanza, in un altro paese, un altro continente, io riceverò le onde S 8 minuti dopo le onde P. È lo stesso terremoto, però alcune onde arrivano prima delle altre per ben 8 minuti. Conoscendo praticamente questo intervallo, posso sapere dove mi trovo. Se io mi trovo che l'intervallo è di 10 minuti, vado sul grafico, vedo e trovo che 10 minuti di differenza tra onde P e onde S corrispondono a 8.000 km. Quindi già studiando il sismogramma io ottengo l'informazione di sapere quanto è distante l'origine del terremoto. Qui vediamo il domocroma dello stesso terremoto con tre sismogrammi, cioè questo è lo stesso terremoto misurato in tre punti diversi, A, B e C. Vedete che A è più vicino, B è meno vicino e C è più lontano. Vedete che man mano che mi allontano dal terremoto l'intervallo tra le onde P e le onde S aumenta. Quando sto a 1500 km devo aspettare 3 minuti dopo l'onde P per sentire l'onde S, quando invece sto addirittura a quasi 9000 km, passano ben 11 minuti prima di sentire l'onde S dopo aver ricevuto le onde P. E quindi io posso calcolarmi, grazie a questo grafico, chiamato cromocroma, praticamente la distanza del terremoto. Se poi io vado a fare un calcolo di triangolazione con questi tre intervalli, cioè io prendo i tre sismogrammi e traccio una circonferenza di raggio pari alla distanza calcolata dal cromocroma, trovo che l'intersezione dei tre raggi mi trova l'epicentro sulla superficie, che vi ricordo, l'epicentro è la proiezione sulla superficie del terremoto che in realtà ha come epicentro nel sottosuolo. Poi, se io faccio questo stesso lavoro in tre dimensioni, quindi non con il raggio di cerchi, ma con il raggio di sfere, troverò invece proprio l'ipocentro, ovvero la posizione dentro la Terra del terremoto. E oggi, mentre prima si faceva a mano su carte con compassi, oggi sono programmi che ti calcolano in tempo reale il terremoto non appena ricevono il dato, quindi è tutto automatico. Però fino a pochi anni fa dovevo prendere la carta, fare una circonferenza con un compasso, fare la triangolazione a mano e più o meno tracciare su una carta a mano la posizione dell'epicentro e poi con altri calcoli trovo anche il terremoto nell'ipocentro. Però diciamo che oggi è tutto molto più facile e digitale. Vediamo qual è il percorso delle onde sismiche nella Terra. Abbiamo visto già nella lezione precedente la differenza di comportamento tra onde P e onde S, in questa lezione le vorrei graficare meglio. Qui vediamo il percorso delle onde P dentro la Terra. Come vedete, quando incontrano il nucleo vengono rifratte e nella loro rifrazione abbiamo una zona d'ombra che va dai 105 ai 142 gradi dal punto dell'epicentro. Poi le onde P ricompaiono sotto perché, come detto prima, le onde P possono attraversare solidi gassosi, essendo l'esterno liquido, le onde P lo passano tranquillamente, vengono semplicemente deviate. Quindi la struttura interna della Terra ci dà questo comportamento delle onde P e noi, studiando il comportamento delle onde P in superficie, possiamo intuire la struttura interna del pianeta con questa struttura stratigrafica fatta da un oggetto solido al centro, liquido e poi ancora solido. Come facciamo a sapere che questo è liquido? Perché poi analizziamo anche le onde S. Questo invece è il grafico delle onde S. Come vedete, le onde S non passano proprio nel nucleo, proprio perché non riescono ad attraversare i liquidi. Quando incontrano il nucleo, si fermano. E le onde S generano sulla superficie un'ombra sismica molto maggiore, cioè non ricompaiono sotto, proprio perché non riescono a superare questa parte di terra che è fatta da ferro fuso. Quindi non esiste un pozzo profondo tanto da farci capire la struttura interna del pianeta. L'unico modo che noi abbiamo per conoscere l'interno del pianeta è
ascoltare come rimbomba quando c'è un grosso evento sismico. Visto che dalla prima slide abbiamo notato che c'è un grosso evento sismico almeno una volta all'anno, praticamente tutti i centri di ricerca hanno continuamente informazioni di questa struttura. Ogni anno abbiamo un grosso evento sismico che ci genera delle onde molto potenti, e queste onde molto potenti fanno rimbombare tutto il pianeta come una campana, e quando rimbomba le onde S e le onde P si comportano in questa maniera, dandoci indicazioni della sua struttura interna, ovvero un nucleo interno di ferro solido, un nucleo esterno di ferro liquido, un mantello di roccia solido, una zona superficiale del mantello parzialmente fusa e poi una crosta solida. Queste sono le informazioni della struttura interna del pianeta ricavate dall'analisi delle onde S e delle onde P. Come detto prima, ci sono molti siti interattivi che ci fanno vedere praticamente questo meccanismo, ovvero questo sito cliccabile a questo link ci fa vedere la geolocalizzazione di qualsiasi terremoto. Noi abbiamo tutti questi sismografi digitali collegati online in tempo reale che, quando sentono un evento sismico, magari lo stesso evento sismico, automaticamente il sistema, utilizzando il metodo della triangolazione, mi trovano l'epicentro, e questi qui hanno trovato, ad esempio, c'è un'immagine di questi sismogrammi che hanno trovato l'epicentro proprio sulla dorsale medio-oceanica, proprio perché è un bordo tra due placche tettoniche. Ovviamente chi sta a New York, chi sta a Londra o in Europa, in Sud America, non ha sentito fisicamente il terremoto, perché non arriva così forte la scossa in quelle zone, però invece gli strumenti riescono a percepirla, perché gli strumenti sono molto sensibili, sono messi in condizioni da poter percepire onde sismiche molto deboli, e quindi anche quando un terremoto in mezzo all'oceano molto forte non viene sentito dalle persone sui continenti, gli strumenti lo sentono benissimo. Andiamo a vedere l'altra informazione che io ottengo dal sismogramma, ovvero l'entità di un terremoto, perché tutti i terremoti non sono uguali, per fortuna e per sfortuna. La maggior parte dei terremoti sono debolissimi e li percepiamo solamente con gli strumenti, molti terremoti invece sono molto potenti e fanno gravi danni. Andiamo a vedere come si può misurare l'energia di un terremoto. Come faccio io a identificare l'energia di un terremoto? Semplicemente vedo l'ampiezza dell'onda, cioè l'ampiezza è l'oscillazione massima dell'onda, l'abbiamo visto nella lezione precedente. Dell'onda. Definisco con la magnitudo l'energia di un terremoto. La magnitudo non è una scala, cioè mentre ha una base, ovvero energia zero, non ha un tetto, un limite. Cascasse la Luna sulla Terra, ho magnitudo 10.000. Però, fin da quando si è cominciato a registrare i terremoti dal secolo scorso, il terremoto più forte mai registrato è stato di 9,6 magnitudo. Non è detto che non ci possano essere più alti, semplicemente non sono ancora stati registrati più alti. Quindi torniamo indietro. La magnitudo è un numero con cui io vado a definire l'energia di un terremoto. È una scala logaritmica, questa è la forma della magnitudo, ovvero il logaritmo in base 10 dell'ampiezza più una costante. Però non è importante imparare questa formula, ma capire il concetto. Questo magnitudo è stata inventata dal Richter, da questo scienziato, da cui poi prende il suo nome. Qui è erroneamente definita, o meglio, è erroneamente conosciuta come scala Richter, ma in realtà non è una scala. Una scala di iniezione ha un valore minimo, un valore massimo e basta. Invece la Richter non ha valori massimi, cioè praticamente. Adesso il valore massimo mai registrato è stato di 9,6, però ripeto, se casca la Luna e l'onda sismica è molto forte, posso arrivare a registrare valori pari a 10.000. Ovviamente finisce il mondo, però. Ecco qua un esempio di questa, tra virgolette, scala logaritmica, ovvero qui vedete che man mano che aumenta la scala, aumenta in modo esponenziale l'energia, cioè terremoto di magnitudo, ad esempio, 2. Equivale praticamente a 56 kg di esplosivo. Quando invece vado a un terremoto di magnitudo 3, devo moltiplicare tutto quanto per un tot valore, cioè non è il doppio, ma è circa 30 volte maggiore. Infatti, un terremoto di magnitudo 3 ha un'energia che è pari a 1800 kg di esplosivo. Per definizione, l'ampiezza aumenta di 10 volte, ovvero l'ampiezza dell'onda di magnitudo 3 è 10 volte la 2, l'ampiezza dell'onda di magnitudo 4 è 10 volte la 3 e 100 volte la 2,
L'ampiezza dell'onda di magnitudo 5 è 10 volte la 4, 100 volte la 3, 1000 volte la 2 e così via. Quindi ogni volta che io faccio un salto di magnitudo, cioè di un fattore, l'ampiezza dell'onda aumenta di 10 volte, mentre l'energia aumenta di 30 volte. Sembra un modo complicato, ma in realtà è un modo molto semplice per poter classificare su una scala molto ristretta un grande spettro di terremoti, dai più deboli a quelli potentissimi. Ad esempio, io passo dal 2, che sono l'equivalente di 56 kg di esplosivo, addirittura al 10, che è quasi come una bomba atomica, 56, addirittura maggiore, 56 miliardi di chilogrammi di esplosivo, solamente con 10 passaggi, 10 salti. Come vedete, l'onda invece aumenta di un fattore 10 ogni volta. Questa è la scala assoluta, cioè questa misura l'energia assoluta di un terremoto. Però esiste anche un'altra scala che è veramente scala, perché in questo caso c'è un tetto e c'è una base che misura solamente, cioè, la percezione del terremoto. Ovviamente è una scala relativa, cioè relativa ai danni che fa, e l'ha fatta un certo Mercalli italiano. E praticamente questo signore ha creato questa scala che non ci dice l'energia del terremoto, ma ci dice le conseguenze che ha. Cioè, lo stesso terremoto che in Giappone fa cascare un vaso e in Afghanistan fa crollare una città di fango viene misurato con due valori diversi. Anche se l'energia è la stessa, visto che le conseguenze sono diverse, la scala Richter dà lo stesso valore, la scala Mercalli dà valori diversi. Ma vediamo meglio. Questa scala, che questa volta si può definire proprio scala perché ha un tetto e una base, semplicemente indica in 12 punti misurabili in base a quello che si vede sul terreno. Cioè, io posso dire che il mio terremoto è di scala Mercalli 4 se è stato percepito anche nelle ore diurne all'aperto, oppure addirittura se fanno oscillare le automobili. Se invece io vedo che ho dei danni lievi a strutture che sono anche antisismiche oppure dei crolli parziali, e posso definire un terremoto di scala 8. Quindi è un terremoto che è relativo solamente ai danni che ho del terreno. E ovviamente non ci dice per assoluto, perché se io vado in una città costruita molto bene, che ha pochi danni, quello stesso terremoto lo posso segnare come terremoto magnitudo 4. Se invece lo stesso terremoto avviene su una città che è stata costruita male e che è già molto danneggiata, se fa tabula rasa, lo stesso terremoto può essere classificato come apocalittica, quindi grado 12. Questa scala viene utilizzata più che altro nelle comunicazioni giornalistiche o per comunicazioni civili, mentre gli scienziati, quando parlano tra loro, parlano sempre in termini di magnitudo, cioè di scala Richter. Allora, vediamo quindi quali sono le modalità per valutare l'entità dei danni di un terremoto. Quindi abbiamo già visto il fattore intrinseco, ovvero la magnitudo, quindi l'energia emessa dal terremoto, e la profondità, quindi la distanza dell'ipocentro dalla superficie. E poi abbiamo anche un po' anticipato il fattore geologico, ovvero il territorio, il terreno. Cioè, se un terreno è di sabbia e argilla, le onde sismiche vengono amplificate e fanno danni maggiori. Se invece un terreno è più solido, le stesse onde sismiche vengono assorbite in modo diverso e fanno meno danni. E poi invece abbiamo il fattore sociale, ovvero la densità di popolazione, ovvero se il terremoto avviene in zone densamente popolate oppure disabitate. Quindi, come detto prima, ogni terremoto ha un solo valore di magnitudo, ma invece ha diverse intensità. Quindi lo stesso terremoto può essere registrato in modo diverso. Lo vediamo in questa mappa. Per esempio, questo è un terremoto del 1994 di magnitudo 6.7, quindi io conosco la magnitudo, cioè questo terremoto ha avuto questa energia. Però, come vedete, in diverse zone della città è stato classificato con diversi valori della scala Mercalli. Perché questo? Perché magari qui il terremoto ha fatto più danni, quindi io troverò qui edifici più danneggiati, mentre qua, ad esempio, lo stesso terremoto si è percepito meno e ha fatto meno danni. Addirittura qui c'è una zona verde, probabilmente questo è un parco, quindi qui non è stato distrutto nulla e quindi è stato classificato come addirittura valore moderato. Quindi vedete come lo stesso terremoto di magnitudo 6.7 in tutta la zona di Los Angeles e oltre è stato percepito
in modo diverso e ogni zona è stata classificata con differente valore della scala Mercalli. E poi abbiamo invece il fattore geologico, ovvero la distanza all'epicentro e la tipologia di suolo attraversato dalle onde sismiche. Ad esempio, qui abbiamo una sezione della zona di San Francisco. Qui abbiamo che lo stesso terremoto, in questo caso del 1989, in questa zona dove il terreno è più morbido, è stato percepito come delle sismiche maggiori, mentre qui dove il terreno è più solido, ma questo è un blocco roccioso, lo stesso terremoto è stato percepito molto di meno dal sismometro. Questo fenomeno si conosceva fin dall'antichità, infatti fu proprio Aristotele a dire che un suolo soffice durante un terremoto trema più di un suolo roccioso, quindi si conosceva in passato, tant'è vero che in passato si costruiva in cima ai dirupi rocciosi. C'erano queste cittadine medievali in cima a zone rocciose e poi le valli alluvionali erano dedicate alla coltivazione, quindi nel caso di un terremoto, se si danneggiava un campo coltivato era sicuramente meglio che si danneggiava un centro abitato. E quindi è una conoscenza antica. Purtroppo oggi con l'urbanizzazione selvaggia questa cosa si è dimenticata e si costruisce ovunque, senza spesso considerare le zone più a rischio di altre. Abbiamo infatti gravi danni proprio perché si costruisce lì dove non si dovrebbe costruire. Il terremoto che ha fatto maggiori danni, qui vediamo che nel 1556 con 830.000 morti. Questo perché fu costruito in una zona di terreni argilli, cioè questa città fu costruita per dai minatori per scavare questa argilla, e purtroppo questa città costruita sull'argilla ha subito gravi danni. Andiamo avanti. Vediamo invece adesso qual è il fattore sociale, ovvero la presenza di qualche valore, e vediamo che cosa abbiamo qui. Se un terremoto avviene in mezzo al deserto, può essere un terremoto fortissimo, quanto mi pare, ma se non c'è nulla che si può distruggere, io quel terremoto lo classifico come grado Mercalli 1. Se invece lo stesso terremoto avviene qui nel centro di Manhattan, a New York, e mi fa molti danni, il terremoto invece viene registrato con un grado Mercalli molto elevato. Quindi possiamo vedere che la presenza di un capitale, quindi di qualcosa che si può distruggere, di qualcuno che può morire, va a modificare la pericolosità di un dato terremoto, un evento sismico. I terremoti non uccidono, gli edifici sì. Che cosa vuol dire? Oggi l'arma di distruzione di massa più grande, più potente, non è la bomba atomica, non sono le armi batteriologiche, ma sono gli edifici. A differenza del passato, oggi nel mondo ci sono molte più città e molte più persone. Nel mondo non sono aumentati i terremoti, sono aumentate le zone a rischio terremoti. Che cosa vuol dire? Che i terremoti sono sempre quelli, solamente che dove prima la popolazione era di meno o non c'era proprio, oggi ci sono città molto popolose che possono subire gravi danni e quindi ci sono più persone che possono morire. Addirittura ci sono tantissimi poveri nel mondo. Spesso i poveri, quando costruiscono una casa, lo fanno senza pianificare o senza nemmeno conoscere il rischio che stanno subendo. E quindi ci sono tutte queste città del Sud America o dell'Africa con queste zone periferiche povere, favelas, baraccopoli, ma anche quartieri poveri, che crescono senza un piano regolatore e quando c'è un forte evento sismico subiscono i danni maggiori. Quindi a volte per un'ingiustizia, durante un terremoto i poveri subiscono più danni dei ricchi. Andiamo avanti. Quindi, conoscendo questo pericolo, cioè il pericolo del crollo di edifici, come ci si può difendere? Semplicemente con l'edilizia antisismica, ovvero andare a studiare un modo per far sì che gli edifici possano resistere a un evento sismico. E come si può fare? Intanto scegliere dove costruire. Cioè, se io so che quella è una zona molto sismica, non ci vado a costruire un grattacielo, o se lo devo costruire, lo faccio con determinati materiali. Infatti, la seconda scelta sono i materiali, per esempio acciaio e legno sono molto flessibili. In Giappone le case sono sempre state di legno con pareti di carta, perché durante gli eventi sismici, nel caso di crollo, non uccidevano le persone, quindi erano molto leggeri. Qui c'è una domanda: in caso di un terremoto è più sicuro un grattacielo o un palazzo basso? Dipende da dove sta il grattacielo, da dove sta il palazzo basso, dipende da come è costruito il grattacielo, da come è costruito il palazzo basso. Quindi è una domanda che va risposta da diversi punti di vista. Andiamo a vedere intanto la metodologia. Oggi sono edifici che assorbono le onde sismiche, quindi oscillano insieme al terreno in modo da non subire i danni maggiori. Poi invece ci sono gli standard di costruzioni, ovvero una serie di regole da rispettare per poter avere costruzioni sicure. Quindi dobbiamo avere delle costruzioni che assorbano le energie. Guardiamo qua.
Questo è un grattacielo famoso di San Francisco, è stato costruito negli anni 60-70, non mi ricordo bene, però la caratteristica di questo edificio, che ha fatto scuola praticamente, sono queste travi oblique a ginocchio. Queste travi sono fatte per assorbire le onde S, ovvero le onde di taglio. Cioè, visto che le onde che fanno maggiori danni sono quelle superficiali, sono quelle, praticamente le onde di Love, cioè quelle che praticamente hanno un modo di oscillazione perpendicolare alla direzione di movimento, queste travi riescono ad assorbire questo movimento. Quindi il rafforzamento alla base di questo edificio, che poi non è un caso che sia piramidale, cioè il fatto che la sua dimensione diminuisce con l'altezza è funzionale a mantenere un baricentro basso. Un palazzo come questo, così alto, che ha un baricentro basso, oscilla molto di meno di un palazzo che ha un baricentro alto. E poi con questa base, quindi questo è un palazzo a prova di terremoto. Ovviamente non è un caso che è stato costruito a San Francisco. Poi invece andiamo a vedere i rinforzi. Questi sono i rinforzi triangolari che ho detto prima. Allora, poi esistono palazzi che invece hanno una specie di ammortizzatore. Questo è un palazzo che non ha ammortizzatore, quindi oscilla insieme al terreno, piegandosi e spezzandosi molto più facilmente. Questo invece è un palazzo con degli ammortizzatori che gli permettono di assorbire le onde sismiche, e quindi per inerzia il palazzo rimane più fermo possibile. E quindi qui abbiamo una struttura con o senza praticamente questi ammortizzatori. Poi abbiamo fatto che ci sono anche dei test, ovvero ci sono laboratori sismici nel mondo con queste piedane mobili, dove praticamente si costruiscono queste casse finte che servono a misurare il comportamento degli edifici durante un'onda sismica. Quindi si va a studiare come trema una casa e come crolla una casa per poter progettare meglio. Quindi si chiama shake table test. Ancora, se quando vediamo il collasso di un pilastro come questo, questo avviene perché l'aumento della pressione dall'alto fa divergere le travi interne di ferro, i pulmini di ferro. Allora, un modo per risolvere questo problema è mettere un ulteriore rinforzatore in questo modo, in modo che a un aumento della compressione praticamente il pilastro rinforzato non cede e non fa crollare la strada. Quindi ovviamente queste sono tutte tecniche di costruzione che ormai sono ben ampiamente utilizzate nei paesi ricchi. Si può prevedere un terremoto? Vediamo. Ci sono degli scienziati che vorrebbero sapere quando avviene il prossimo terremoto, vorrebbero avere la risposta a queste domande: dove, quando e soprattutto con che intensità, con che magnitudo. Ci sono dei tentativi di poter studiare questi fenomeni e ovviamente c'è chi dice che è possibile farlo, addirittura c'è chi utilizza metodi di igiene naturale, ad esempio alcuni animali potrebbero percepire delle onde sismiche prima di noi e quindi ululare o fare dei versi, però ovviamente non è molto scientifico. Ci sono dei tentativi pseudoscientifici di immaginarsi dei cambiamenti di tensione nel terreno, onde radio prodotte da impulsi elettrici, però anche queste qua non ne sono mai state verificate. In realtà oggi nessuno può ancora prevedere un terremoto, cioè non esiste ancora una scienza esatta che ti prevede il terremoto. Tutto quello che possiamo fare è prevenirlo, cioè sapere che in quella zona è una zona sismica, che quindi c'è un terremoto mediamente ogni 80-100 anni e che quando vado a costruire mi devo aspettare di poter subire dei danni e quindi vado a costruire con cognizione di causa. È l'unico modo che possiamo fare oggi per poterci difendere dai terremoti. Questa è una mappa del rischio sismico in Italia, è stata ordinata da una legge dopo l'evento sismico dell'Irpinia del 1980 e segna in zone rosse le zone più a rischio. Ovviamente, purtroppo siamo in Italia e molto spesso queste regole non vengono rispettate. I danni che ci sono stati durante il terremoto del 2011 all'Aquila sono avvenuti proprio in zona rossa, perché sono stati costruiti palazzi di 8 piani in zone dove il piano regolatore prevedeva palazzi non più alti di 4 piani. Il dormitorio universitario, che ha fatto molti morti, è crollato perché è stato costruito con un cemento sottostimato per quella zona rossa. Quindi purtroppo in Italia, nonostante esista una regolamentazione che ci dice, che suggerisce, comunque sia mette in chiaro le regole su dove debba essere costruito e come debba essere costruito, molto spesso queste regole non vengono rispettate, anche perché siamo un paese molto piccolo con 60 milioni di abitanti, quindi la densità abitativa qui è molto elevata, ed essendo questo un paese molto sismico, è molto difficile saper conciliare l'urbanizzazione intensiva con questa carta. Però ovviamente ci dobbiamo convivere con questa condizione di territorio e quindi andrebbe rispettata. Andiamo avanti. Quindi, che cos'è il rischio sismico? Il rischio sismico è l'analisi di tre parametri principali: P,
V ed E. Che cosa sono questi parametri? La pericolosità sismica di un'area è la probabilità che in un certo intervallo di tempo essa sia interessata da forti terremoti che possono produrre dei danni. Poi la vulnerabilità, ovvero la capacità che ha l'edificio di resistere o no all'evento sismico. E poi l'esposizione, ovvero la presenza di edifici nel territorio che possano subire danni o no. A volte l'esposizione e la vulnerabilità non si riferiscono solamente agli edifici, ma anche a un'attività commerciale. Ad esempio, se in quella zona c'è solamente una fabbrica, magari però questa fabbrica tiene in piedi tutta l'economia del settore, se quella fabbrica si danneggia, l'esposizione è molto alta perché mette in gioco tutta la capacità economica di quella data regione di poter sopravvivere. Dalla prossima lezione parlerò di vulcani, ovvero che cosa sono, dove avvengono, perché avvengono, qual è la loro classificazione e poi soprattutto dove sono in Italia. Potete trovare questa ed altre lezioni sul mio canale YouTube o sulla mia pagina Facebook. Grazie.